Riprendiamo allora, facciamo la seconda campagna. Giganti della Terra atterraggio, eh? Marines, ci stiamo dirigendo verso LV-895, laboratorio di superficie della Wayland Yutani. È stato invaso dagli xenomorfi, potrebbero esserci dei sopravvissuti. I rifugi più vicini sono le grotte delle montagne a ovest. Bisognerà arrampicarsi sulle grotte per un intervento di ricerca e soccorso. Bene, abbiamo protezionato anche un po' il marine, abbiamo messo dei perk, eh? Dato che abbiamo comunque livellato un pochino, eccetera, eccetera, eccetera. Speriamo bene. Speriamo di farcela sto giro. Speriamo. Cosa possiamo fare qua? Se non aspettare. Partiamo? Sì, dai. Siamo arrivati alla fine del caricamento. Allora, un'ambientazione diversa da quella precedente, per fortuna. E... Ok. Sì, ci proviamo. This isn't a cave. It's block construction. A company bunker, maybe. A signal. Boom! Di qua? Ah! If Xeno spread this far from Pala Station, they'll be after any survivors. Get moving! A lot of Wayland shit down here. Some kind of auxiliary base? Fallback position? Aio? Ma che cazzo sei messo da? Quella. A posto? Bene, dai. Weird door. Hear that? A life terminal. See if you can pull any logs. Che botto che ha fatto questo? Ok. Security log. Free range experiments have penetrated air shafts. Keep moving. Keep moving. Listen. Incoming. Tent. Blood. Not a good sign. Continue your sweep. There could still be friendlies alive. Mamma mia, che brutta fine che hanno fatto questi poverini. Che brutta fine. Xeno's following you. Look at this. Check this. See this?
much Wayland shit. What were they doing down here? That's enough. Rearming. Honecker didn't say there was a facility out here. Just Pala Station itself. Hmm. Xenos from the side hole! Merda. Aio. Quella. No, non l'ho preso, mi sa, quello lì grande. Il xenomorfo drone. Wow, 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 wow. Ah, finalmente è morto. Direi che... Hey, kid over here. Io mi curo. Ne prendo uno. Munizioni. E avanti tutta. Più o meno. Nemici di là, Nemici di là? Che se ne siano accorti, ma... Teoricamente c'è il segnale bianco. Oh. Ho interpretato male io, se no, non so. Ma da che parte bisogna andare? Ah, ce n'è uno nascosto qua, l'infame, ho capito. Eccolo qua. There's a big console up on the side. Check that for me. C'era buggato. Oppure stava dormendo, non si sa. Che cazzo specchi col ti minchione? Missing crew casualties. Sounds like they got drones loose in here. Andiamo giù, dai. You Marines. You from Pala Station? Yes, I'm Security Chief Cynthia Rodriguez. You're in danger here, Marines. Yeah, no kidding. We're here to rescue you. Yeah, no kidding. Get eyes on this. No? Convinto che uscissero da qua, invece no. Va bene, dai. Da qua arrivano, se ne è accorto questo sì. Bene, fuggiamo. Che è meglio. Ai ai ai. Vai, granata. Sprecato quel barile lì, sprecato. Rodriguez, we're here under authority of the Colonial Protection Act. We'll be evacuating survivors. Ehi là, mortacci tua. Understood, ma'am. Be ready to receive us. Quanto male mi ha fatto?
troppo per i miei gusti. Via, 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 via. Eh? Ah. Ma che cazzo? No, ho sprecato la cosa, l'abilità. Va bene, dai. Peccato. Shitload of movement, topside. Ok, un bel colpo, direi. Bene, c'è ancora uno xenomorfo speciale qua, eh. Dove è finito? E mi manca vita. A mezzanotte fragomelli, perché dici? Do with us, Rodriguez. I told you we're secure. You're the only ones in danger here, Marines. Andiamo su, va. Che posto di merda. Ah, ok, ok, va bene, dai, dopo vediamo. Vediamo come va, dai. Se sto bene o meno, insomma, vediamo un attimo. Ok. Perfetto. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. Siccome viene sonno a te, devo andare a letto anch'io, ho capito. va bene, vediamo, dai. Ui. Sprecatissimo quel barile, va bene, dai. Ah. Second wave, reorient. Second wave, in che senso? Boom! Ma come? Nessuno ho preso? Porca miseria. Eila! Merda!
Sembra facile, ma facile non è. Ma chi mai vorrebbe fare groppa groppa con un alieno, per curiosità? Va. Oi 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 oi, attenzione 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 attenzione. Hey, get eyes, check this. Look at this. Vabbè, vengo con voi, vai. Però sappiate che c'è qualcuno dietro di speciale, eh. È solo questione di tempo perché ci raggiungo. Va bene, arrivo, 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 arrivo. Se ne saranno accorti? Boh. No, dove vai? Sì, lo so che sembra ci sia un nemico là dietro, ma lasciamo stare, dai. Che bello che è qua, mamma mia, che bello! Sembra di giocare ad Halo Infinite. What the hell is that? The overhang? We couldn't see this on approach. Hey, kids here. Sono spariti tutti i medikit qua. Porca miseria. Tutti sono spariti. Che cazzo? Ma basta ancora. Via 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 via. Now we need to get you across that canyon. Ostile avvicinamento. Vabbè, ok. Merda. Merda. Copritemi un secondo. Ok. Merda. Vai. Attraverso mette sicurezza il ponte, ci proviamo. Via 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 via. Attacca carne avvicinamento e quindi. Joker, corri! Ah no, quell'altro, corri! What the hell is this? Nuke bunker?
Porca miseria, che storia. Torretta automatica incendiaria rinforzata. Uila! Non c'è mai un secondo di tregua qua, eh. Porca miseria. Bene. Aglio. Boom! Cazzo, che casino! Che disastro! Questo è l'ultimo, ma non mi sembrava. No, confermo che non mi sembrava l'ultimo effettivamente, ma che cazzo è? Area secured. Rendezvous at the Rodriguez. We got a Wayland ship busted since an empty eggs here. In the absence of new orders, the synthetics from Paula kept repeating their last orders. Collect local life. Deliver to Katanga. Return with eggs. I told you it's dangerous here. Huddle up, fire team. Porca miseria. Let's figure out what we're getting into. Punto di controllo raggiunto. Sì, sì, va. Per fortuna. Pistola automatica M10. Compensatore. Esperienza. Ok. 220.000 di danni. We made contact with Weyland Yutani survivors led continua by Cynthia Rodriguez. She claims they're safe in a company bunker. Voi. We are not abandoning them to the Xenos. Find a safe route through the caves so we can extract them. E nel frattempo mi prendo l'antibiotico anche, visto che ci siamo. Continua campagna, io ho fatto continua campagna, però stiamo aspettando quell'altro. Che schifo. Beh, vabbè, ma cambia poco, 20 minuti, dai. Cambia poco. Non ti preoccupare, Fragomelli, non ti preoccupare. G.
Gigante della Terra, contatto. Abbiamo stabilito un contatto con i sopravvissuti della Willand Yutani guidati da Cinzia Rodriguez. Dice che sono al sicuro in un bunker della società, non possiamo lasciarli in pasto agli xenomorfi. Dobbiamo trovare un percorso sicuro fra le grotte e portarli in salvo. Ok. Ce la faremo, ce la faremo. Mi curo, devo curarmi. Non posso mica morire, Cioè, sì, potrei, però non voglio, insomma. Non più di tanto, ecco. No! Non c'è Joker. Porca miseria, c'è Beta. Chi cazzo è Beta? Porca vacca. Vabbè. Rodriguez, there's no way Weyland Yutani built all this. So who did? It's company property. Beyond that, my non-disclosure agreement applies. I strongly recommend you withdraw. Ay 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 ay. Non sono mica contento io di giocare con un bot, però. Sono quelli di Prometheus questi. Informazione trovata. Ok. Chissà quanto può essere utile quel bot lì, ma secondo me è poco. Però sì, erano una conseguenza della febbre, credo. Non ne ho più avuti, per fortuna. La febbre è alta, che per fortuna non si è più vista, dai. Merito anche dell'antibiotico, presumo. Signals inbound. Grazie, grazie Alfredo, grazie. Anch'io, dai. Spero di stare meglio nel giro di uno o due giorni, insomma. Beta, dove vai Beta? Ma chissà. Aio. Boom. Come? Ma è esplosa la granata o no? Boh. Non ho ben capito sta roba qua, onestamente. Comunque ok. Private channel, fire team. I read a terminal ahead. Access it. Mister, pull what you can. Casual like. Merda. Rodriguez keeps asking us to leave. Let's find out why. Cinque mini anti-uomo. Rearming. Found an AK. It's just a flesh wound. Ok. Alright. Rearming. Don't worry, it's just a flesh wound. Hey, Esther's hack will take time. Bene. Accessing data. Casual-like. Xenos, closing on your position. Strano. Mind up.
A me sta musichetta qua di colonna, come colonna sonora non mi piace comunque. Boh. È più da Star Wars, non so. Vai là. Merda. Cazzo. Ma dove cazzo erano che nessuno mi ha aiutato? Ma porca miseria. Se lo vedi, infami, porca vacca. Qualcosa di grosso. Ah, che bello. Merda. Dai, Krimster, andiamo, va. Esther, you get anything off that terminal? Encoded files. I will need Endeavor's mother system to decrypt. Ma i colpi, ma veramente, non... Ma... Riunitevi alla porta d'uscita, io direi di qua. Posto un po' di merda per la torretta questo qua. Era meglio metterla qua sopra, vabbè, ormai. L'abbiamo imbrazzata e lì rimane purtroppo. Lì rimane purtroppo. Peccato che... Povero Beta. Via, 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 via. Paura, paura, paura. Scappiamo. Hm.
È un collezionabile quello lì, credo. Synth power signs. Get to cover. Che cazzo è sta roba qua? Oh. Pure i droni ci sono? No, vabbè. No, bella come cosa, però non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo affatto. Non ho più colpi però, quello è il problema. Rodriguez, we got attacked by company synths. Can you shut them down? They're in a contingency state. Only an executive could override them. Rodriguez, we're seeing synths fighting xenos. Xenomorphs don't attack synthetics. Not unless they are attacked. I'd stay clear. Boom! Che super botto. Beh, lasciamo che succedano un po', dai. No, 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 non aggrarli. Perché, Crimster? Perché? Perché? Potevano spararsi un po' fra di loro, no? Un pelino, non dico tanto, però un pelino. Adesso capisco la meccanica delle coperture. Adesso sì che ha senso. Figo. Bello, 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 bello. Pare di giocare a Gears of War quando si sparano ai sintetici. Ho idea che arrivino brutte cose fra un po'. Così ha intuito. Oh, cazzo. A posto. Non si capiva. It's ahead. Get to cover. Boom. Merda. Guardiano sintetico. Figo. Adesso sì che mi piace di più, in realtà, perché anche prima mi piaceva, sia chiaro. Però così è figo. Aio. Bene. Oh, 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 oh. Eh sì, ma Dreamster, ma vabbè, ok. Ma che cazzo inquadri? Spara, che cazzo gli dire indichi? Stiamo da favola, cavolo, da favola. Sniper, secure the area. Bypassing death. Ah.
La pistola fa proprio cagare, mamma mia. Cazzo. Ma beta. Merda. Vai, sperando che prendano qualcuno, invece no. No, non essere troppo aggressivo, cazzo. Munizioni scarse, è male. Eila. Ilala, ilala, e vabbè. E adesso? Ah, Beta mi sta aiutando. Grazie, pensavo peggio in realtà, eh. Vai. Pensavo peggio, però sta diventando difficile. No! Fire team, spike the terminal. Esther Hackett. Merda. Vabbè. Mi ha fregato il medikit, ok. Ostile in avvicinamento. Quindi torretta automatica, la mettiamo qua. Sentry's ready to go. Una mina anti-uomo. Mine is ready to go. Patching up. Mine is ready to go. Chissà se. Un brutto presentimento. Comunque sono io che sbaglio a mettere le torrette, eh. What the fuck? Vai. Ma dai.
che fregatura, cazzo. Bastardi. Anche Beta è morto, poverino. Merda. Cazzo. Aia. Cazzo, che casino. Vabbè, ma quanto male fanno questi, oh. Porca vacca. Che mira. Come? Beta, che fai? Beta! Porca tua sorella, Beta. Excuse me. I have unlocked the door. It's one, right? Rally up, fire team. Nice work, Esther. The computers here are protected by 16 million character ciphers. Like the ones in the Katanga Working Joe's when we pulled Hanukkah out? Cazzarola. Esther, seal the door behind them. Che fatica! Rodriguez is just ahead. Mamma mia, che fatica! Sì, Beta, vaffanculo però, Beta. Avanti. 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 Ritorna alla base. Sì. They're at the bottom of an ancient ruin she won't talk about. It's a trade secret. There's Haywire Wayland Yutani security since ahead. Cut through them, link up with Rodriguez and get her people home safe. Che fatica con il bot. Il collegamento con l'host è andato perduto, vabbè. Chissà perché me l'aspettavo. Allora, vediamo qua. All'hangar c'è una persona con cui parlare. All'armeria anche, vediamo un attimo. Sargente scelto Parker. Look, I love S, really. I'm just saying, maybe don't take diet advice from somebody who drinks latex. Cosa sai dirmi della frontiera? Everything that really matters. The real short version? Everything shit. Watch your ass. The only kind of short version? Four bullet points. A. You can't get fresh food. Don't bother looking. Two. Anywhere we land, it's probably raining. D. Leave your pay on the ship. You won't be able to spend it. Most important, colonials will trade damn near anything for a good weapon. Cosa mangia la gente qui? Non possiamo spendere la nostra paga? Every sponsored by a corporation. They pay employees in company scrip and only accept scrip at company stores. The UA dollar isn't worth shit out here. If you have coins, you might be able to hawk them for the metal. Most colonies can't even connect to the banking network.
Com'è che la gente commercia da queste parti? Colonists get what the company sees fit to ship them. Easy way to get in good? Bring them shit they haven't seen since they left the core. Booze and tobacco are as good as cash. Spices are better. High value by volume, always in demand. A thumb drive of entertainment vids can make you a hero. All they get out here are company propaganda, commercials, and month-old federal news. Non sono armati. If they let employees have guns, they might get uppity about working conditions. Most settlements have a company safety officer with a stun gun. The lucky ones get a colonial marshal. The people out here know the risks. They know about the Xeno infestations. They know whoever they work for has competitors. Another company might send some very deniable mercs to burn their homes to the ground. Just to fuck over the bottom line of some manager back on Earth. When bugs come knocking or the competition sends a black ops team, all they can do is run, hide, and call for the Marines. Perché piove così tanto? It's part of the terraforming process. Years of rain, at the end they have oceans. No place out this far has finished that stage yet, so don't deploy without your cover and poncho. And if you spend more than 5 minutes ashore, you're gonna get covered in mud. So learn to walk in it. Settlements import nearly everything from the core in cans and vac-dry pouches. And they pay through the nose for it. Bigger colonies might have greenhouses. You won't see anything from those. Next to their kids, the most valuable thing to a frontier colonist is a carrot or handful of radishes. If they give you a can of beige meat, that's not chicken. It's cricket. Cheaper protein. They ship it out here by the fucking ton. Che schifo. Allora, comunque. Is it legal? 2600 cose abbiamo noi. Accessori, vediamo un attimo. Caricatore a tamburo. Più 25% di velocità di ricarica quando il caricatore è vuoto. Ok, buono. Cadenza di tiro più 20%, munizioni max più 35%. Priming magazine. Più 30% di cadenza di tiro per 6 secondi con la ricarica. Ah, camera in lega. Caricatore tubolare. Cadenza di tiro più 15. Capacità di caricatore più 15, stabilità più 20. Ah, ma del pompa questi però. Ah, ok, ok. Caricatore a tamburo. Più 20, più 20, più 20, più 35. Questo qua. Acquista. Bene, ma non benissimo, perché in realtà mi mancano 200. Vabbè, dai, non importa. Perk universale. Qua niente. Perk, accessori. A posto. Quindi se io faccio indietro e dopo vado qua, ragazzi. Pagina down, per qualche motivo. Setup, vado qui e io ci metto qua. Caricatore in lega, porca miseria. Più 25, più 25, più 20, più 35. Capacità del caricatore, ah, munizioni massime. Non capacità del caricatore, ho capito. Questo qua voglio io, perfetto. Ottica media, niente. Volata media, niente. Qua colore, spray turchese. Vabbè, carino, sicuramente non mi aiuterà molto, però ok. Slot arma a corto raggio. Qua colpi sovraccaricati. Attiva una piccola esplosione termica con il colpo al punto debole. 5% di danni entro un raggio di 2,5 metri. Vabbè, meglio di niente direi, ok? E qua a posto. Si sblocca a 2 stelline questo. Ah, ho capito, ho capito. Colore. Spray turchese anche a questo. Slot fucile. Bene. Indietro. Ma poi la pistola, non capisco, no? Inventario. Punti combattimento 40, 40 e 85 perché è potenziato, giustamente. Arma a corto raggio, ok. Pistola, vediamo un attimo qua. 40 e 40. Smart gun, Vulcan. Vabbè, lasciamo stare per il momento. Accessori, caricatore. Va bene. Volata. Allora, le armi, pistola. Se io vado qua... Ispezione arma. Ok, ma qua compensatore. Più 5% di portata sul colpo per 3 secondi. L'effetto si accumula fino a 5 volte. Cadenza di tiro, danni al punto debole. Qua, cadenza di tiro, ok. Caricatore piccolo, ottica media. Va bene, e poi setup. Perk. Ho sbloccato qualche spazio? Mi pare di no, purtroppo. Vabbè, aspettiamo allora, ok. Aspettiamo. Punti combattimento 35 qua. Ah sì, con i cosi che ho messo in più. Ok, va bene. Punti combattimento 309. Ok. Va bene, Fargomeli. Ok, ottimo, ottimo. Ottimo.
Parliamo anche con questo, vediamo cosa vuole. Huh. Now that we've run into Weyland-Yutani, not just a lone survivor, I gotta give you the talk. The talk. After the Frontier War in 84, everyone wised up on how the Megacorps ran things out here. Weyland-Yutani was the big instigator. Illegal experiments, colonies sabotaged for insurance payouts. The company looks out for itself. His money, his secrets, his execs. If we keep it no safe, Weyland loves the Corps. If they think we're working against him, they'll fuck us over and smile when they do it. Remember that. Cos'è stata la guerra di frontiera? Come on, you kidding? That was only... Ah, oh, fuck. Yeah, a boo like you would have been a baby. Goddamn, you make me feel old. Weyland-Yutani tried to provoke a shooting war between the United Americas and the Proggies, the Union of Progressive Peoples. Attacked each side, tried to frame the other. The company had collaborators in our own brass, staff officers on the take, joint chiefs boosting their stock portfolios. Oh, we had to clean house after the war. The Colonial Protection Act says Marines got authority out here. We can do whatever's necessary to protect civilians. From Xenos or from corporations. If Weyland's fucking around, we can drop the hammer on them. They give us lip, we can make a fact. Uncle Sam and Doña Juanita got our backs. All megacorps can get fucked with the same crowbar. They lose money, I smile. Credevo che i corps lavorassero insieme a Weyland. Last century, sure. Before the Frontier War. When I joined up, we was practically mercenaries hired out by the UA Assembly. Some factory goes on strike. Execs ask politicians to send in the Corps, bust up some heads. Lab experiment gets loose, send in the Corps to sweep up. Pour that boss die enough, you get a serious fucking morale problem. Ah, okay. Com'è che la Weyland e Yutani ancora in attività? Too big to jail. Can't sanction them without pissing off all of Europe and out of Seoul. In the Three World Empire, Weyland-Yutani's like a third of the economy. They run a bunch of government services. Tu sabe, privatization. Even provide military contractors to shore up the regular military. A couple years, some of the execs and middle managers fuck up too big for the company to gloss over, or parliament to ignore. They get tossed out on their ass. That's all the justice you can expect. Ok. Intel, parla con internet General ancora. General Vaughn, huh? She got added to the knowledge after the Frontier War. Hey, yo, we gotta remember our mistakes as much as our success. If we don't, the shit repeats. Vaughn was assistant commandant of the Corps. Nobody paid attention to how close she was with Weyland-Yutani's boy. She and a bunch of those cabraos put their heads together, figuring on provoking a war between us and the Union of Progressive Peoples. Company wanted to make a bunch of money on defense contracts. Vaughn wanted herself a real war. Gloves off, no rules of engagement, real killer shit. Thought we was playing too nice. They almost made it happen. They dropped bioweapons on planets from both sides and framed the Op-4. Even planned an attack on our own high command using a captured Proggy ship. Quindi questo era un Intel. Un altro Intel parla con il caporale Savein qua sopra. Andiamoci subito, vediamo un attimo. E questo qua cosa ci dice secondo voi? I wish I could give you some extra training. Arrivederci, ok, ciao. Vediamo un po'. Un Intel. Vabbè, ci dirà qualcosa di interessante. Data of a company tablet. Excellent. Allow us to decrypt. It contained an infosec bulletin to employees. Unsecured electronic records may be cracked by the Colonial Marines Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Service. Sì. We applaud their foresight. Commissars formed after the Frontier War, with the passage of the Colonial Protection Act. We provided oversight to eliminate corporate influence on the Colonial Marines. Over time, our mandate expanded to most intelligence tasks. Strategically, we enjoy all the sources you'd expect, from cyber warfare backdoors to interstellar keyhole probes. Tactically, we supervise Marine sniper and recon teams. Frontline Marines often mistrust Commissar's motivation, which is regrettable. We all serve in our own ways. Oh, your family is doing quite well, by the way. I thought you'd want to know.
Ok. Possiamo fare un'altra missione, quindi. Possiamo andare o dal menu oppure parlare con la tipa qua. Giusto? Yeah, I wish I could. Let's rack up the highest kill count in this whole damn battalion. Gigante della Terra, evacuazione. Allora, ci stiamo avvicinando al gruppo di Rodriguez. Sono in fondo a una rovina antica in cui non vuole parlare perché è un segreto del mestiere. Avanti, ci sono dei sintetici di sicurezza fuori controllo della Willa negli Utani. Bisogna affrontarli e raggiungere Rodriguez per mettere in salvo la sua gente. Avvia la missione, sperando che ci trovi dei compagni buoni. They're at the bottom of an ancient ruin she won't talk about. It's a trade secret. There's Haywire Wayland Utani security synths ahead. Cut through them, link up with Rodriguez and get her people home safe. Ok. In cerca di giocatori a cui unirsi. Altrimenti bot, ma i bot però non sono malvagi, per carità, però insomma. Mitragliere, demolitore. Lord of Sin, signore del peccato. Underrated Joker, Joker sottovalutato. Che nickname in particolare. Comunque io sono pronto. Vedete un po' voi se volete essere pronti. Ok. Consumabili, perfetto. Fa molto Gears of War quel teschio lì rosso. Lo so che non c'entra niente, però assomiglia un po' all'ingranaggio classico. Dai. È veramente bella questa mappa comunque, eh. Quella prima faceva molto Alien, ma questo qui è bella comunque. Forse anche più bella in realtà. C'è molto più verde, è particolare, particolare. Le rovine aliene, eh. Ogni tanto c'è la barra lì sotto, ogni tanto no, non si capisce. Dai, che finiamo questa campagna. Ok. Uno e due, perfettissimo. In a dangerous location. The Xenos behind us weren't exactly safe. What's down here with us is worse. Quello che c'è qui sotto è peggio. Me l'immaginavo. 75 colpi invece di 60. Beh, buono questo. E qua. È quasi rilassante uccidere questi. Dico quasi perché in realtà sono anche più bastardi degli alieni. Però è quasi rilassante. Vai. Sai dove cazzo l'ho lanciata? Poi là. Buono. Ma qua sono troppo distanti. Ma mi concettina, ma... Vai. Ah, troppo distante. Troppo distante. Anche gli effetti sono molto particolari delle volte, eh. Su. Poi là! Che botta! Gli insetti vi hanno seguito. Aia! Ma questo effetto qua che esplode nei colpi è merito del potenziamento di prima, immagino. Che figata! Io direi di stare leggermente più compatti, cosa dite? Un pochino, insomma, dai.
Voi vedete che qua c'è una cassa da raccogliere? Non è vero, c'è un cazzo di niente. Clear. I get the feeling Rodriguez is just dying to su, 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 su. Ok. Vai! No! Ma vaffanculo. Che cazzo è? Detonatore sintetico. Ah, dei kamikaze sono, che figata. Allora, l'obiettivo è di là, ma noi vogliamo vedere se c'è qualche cassa particolare qua. Non c'è un cazzo di niente qua, va bene, dai. Qua neanche? No, ce l'avrebbe segnalato altrimenti. E allora tutti su, dai. Ti piace Fragomeli? Sei contento? Bello, bello. Che cazzo? Fanculo. Era uno speciale, mi aspettavo morisse subito, invece no. Pure le torrette ci hanno messo. Vai! No, dove sono andato? Brutto posto questo, eh? Vai là. Fa dai. Synth power cell. You can use that to overload the door console. Cazzo. Collega nucleo sintetico, impossibile utilizzare. Perché? Forse perché bisogna raccoglierlo prima. Rearming. Ah, quello è il nucleo sintetico. Ah, l'ha già preso lui. Ok, perfetto allora. Perfetto. Ciccio. Get eyes on this. Qua. We'll use the synth power cell to override the door console. Nice. Now trigger the overload. They ain't happy. Assault coming from the far end. Ilera. Merda. Merda. Che l'abbiano ucciso con le 6, dai. Perfetto.
Benissimo, però ce n'è un altro. Clear. I've had enough of these robot pendejos. I got you. Grazie. Prenditi quello lì. Perfetto. Everyone get this intel? Ah, un intel, grazie, grazie mille. Troppo buono, troppo buono. Troppo gentile, davvero. Poi là. Era un attimo sopra il pensiero. Là. Miseria. Merda. WASD, mi dimentico sempre. Porca Eva. Sempre mi dimentico, cazzo. Area secure. Like the synths aren't bad enough. Cazzo. Your team. The only survivors of Paula Station are synthetics. Yes. We're not gonna leave you in their hands, Rodriguez. You're not understanding me. I repeat, the only ones here are synthetics. Grabbing ammo. Patching up.
Aid kit's here. Found an aid kit. Yo, gear aid over here. Bye-bye. Ha trovato un deposito nascosto. Ah, ok. Colore arma spray blu. Torretta automatica. Grab an aid kit. Ma vaffanculo, che mi dimentico sempre. Ma dai, mi ero appena curato, porca Eva. Va bene, dai. Bella sta parte. Figa. Merda. Meglio stare vicini vicini qua, va. I got your back. I got your back. Let's get some. I need you to speak plain, Rodriguez. I told you. Call me Cynthia. S-N-T-H-Y-A. Weyland Yutani Model 9500. I was... I am. The central computer of Paula Station. Ah, Cynthia, in quel senso. Merda. C'è qualcosa di qua? No. Esther, where's Rodriguez? Cynthia, whoever. She is an artificial intelligence. Rodriguez, Cynthia, is on those servers. Collega nucleo sintetico. Ah, ok. Ah, ok. Porca miseria. Ma vaffanculo, cazzo. Do you comprehend the significance of these ruins? What do you risk unleashing here? Arrivo.
power forces in the universe humans are not prepared to grapple with. Grabbing ammo. Incoming air. Primary hub powered down. Cynthia's optical network is collapsing. I asked you to leave. I did everything to discourage your advance. You wouldn't stop. Merda. Get over here. What's that about? The primary hub has failed. The auxiliary is now handling 76% of Cynthia's internal traffic. I'll get those bastards for this. Keep looking for power cores, fire team. Let's overload that aux hub. Check this. Reading a synth power core. We got incoming. Merda. Weyland Yutani has the resources to contain the dangers found here. You don't. Incoming, there. Sì, ma mi dovete aiutare però, eh. Porca merda. Che cazzo. Vabbè. Who needs an aid kit? Cazzo. Aid kit's here. Patching up. Che casino. Grabbing ammo. Ah, arrivo. I forward the details of my behavior on inhibitors to your email. It is important you know this could not happen to me. My mind is very different. Che fatica. Avanti. 125, 260.000. Ok, dai. Ritorno alla base. Torniamo alla base. Bello. Divertente. Vediamo un po' cosa ci dicono adesso. Confermi? Sì, confermiamo, ma... Boh. Esperienza. Ok. Allora. Parla con il colonnello Savain. Intel, due volte, per un qualche motivo. Ma... Ok. Dr. Honecker's non-disclosure agreement. Interesting. Weyland Yutani didn't name the facility he was assigned to.
There's nothing about Pallas Station or his specific duties. Its liabilities and penalties, all work belongs to the company and so on. The closest they get to describing Pallas Station's experiments on xenomorphs is a mention of hazardous conditions. Given the nature of your duties, you hereby forfeit any right to workplace entity compensation. It's interesting that Dr. Honecker was unaware of Site 2, this xenoarchaeology guru in this company acquired pathogen from. Two completely isolated task cells, each unaware of what the other was working on, or even of the other team's presence. Excellent operational security. Grazie per l'aggiornamento corporale. Però lui è un altro intel. You scan the badge for Cynthia Rodriguez. May I have a copy? Corporate IDs contain a personnel file. We know Rodriguez was a cover identity for a synthetic controlled by Pallas Station's mother computer, Cynthia. Her employee record is a cover story crafted by Weyland Yutani's IT division. Ascolta. It claims Rodriguez served in the Colonial Marines and achieved the rank of colonel. Checking. Records in our own systems corroborate. I'm getting a full service record. Scans of handwritten commendations from her notional superiors, even fitness reports. This is very thorough forgery. We're impressed. To inject false records into personnel command databases, the Rodriguez cover identity must have been initially crafted before the Frontier War. Weyland Yutani no longer has such access. Grazie per l'aggiornamento. Vediamo se possiamo comprare qualcosa. Buonanotte Alfredo, buonanotte. Cosa abbiamo qua? Ferra Porta Santos. Ah. Facciamo la Porta Santos. Well, never figured we'd be fighting robots. One or two? Yeah, that happens. The more complex the scent, the higher the risk. They say it's because the smart ones have more code, more chance of an error someplace. You wanna know what I think? I think it's cause the smart ones figure out how we treat them. Rodriguez, Cynthia, kept running the company's experiments after the outbreak at Pallas Station. Marched her army down into those ruins and used Honecker's pathogen on shit. Che cosa sa Honecker delle rovine? Chi o cosa ha fatto le rovine? Zip point shit. He didn't know nothing about no ruins. Went nuts when we asked. Wanted to see all the footage. After he got off the company shuttle, he never stepped outside Pallas Station. Only execs were allowed to leave. Guess we know why. They ain't want nobody finding this place by accident. Commissars finally let Honecker out of interrogation. I'll see if we can get him on the radio for the missions ahead. Maybe he can make sense of what we find. Hell if I know. They're thousands of years old. And those big ass heads, man, those are human or near enough that I can't tell. When I grew up, the priest said we was the only thing with brains and feelings and morals. In over 500 surveyed worlds, there's no record of another civilization. Not a jar or a cave paint, nothing. Weyland Yutani found something here that ain't nobody seen before. Before you took out Cynthia, she issued contingency orders to her sense. Now, Endeavor's seeing all kinds of weird shit deeper in the ruins. Gravity turning itself off, gamma ray bursts. Whatever she did, it probably ain't good for us. I want your fire team back dirt side. Quindi altri sintetici, direi. Find what's causing the anomaly. If it's a problem, handle it. Ok, mi preparo per l'assalto, signore. Adesivo Wii U, portata potenziata 3. Allora, io direi di parlare un attimo con quello dell'armeria, giusto? Ma questo qua chi è, invece? Esther. I hoped to speak with you. Cynthia, Chief Rodriguez, was a mother computer mainframe designed to administrate Pallas Station. She used wireless near fields to remotely control security and labor synthetics. Every synthetic we've seen, on the surface and aboard Katanga, was controlled by Cynthia. One hand with which she could manipulate the world from the safety of her protected servers. As your battalion synthetic, I would like to answer any questions you have.
Perché dovrei crederti? Che cos'è un computer matter? Since humans began exploring space, two types of artificial intelligence have aided you. A mother system regulates all systems on a ship or facility, from balancing air pressure to fault-checking drive systems. That is what Cynthia was. Synthetics like myself are housed in hardware designed to mimic human form and programmed to simulate human emotion and behavior. While humans remain in hypersleep during voyages, mother systems and their synthetic counterparts maintain the ship. We do not suffer from boredom, loneliness, or infirmity as months pass. A cosa serve l'assistente sintetica? Senza Cynthia, i sintetici si disattiveranno? Unfortunately, no. The Weyland-Yutani synthetics still function. They no longer pursue a greater goal, but I expect they will continue following their last instructions from Cynthia. I wish I could tell you that you will face no further hostility from the synthetics on LV-895 or aboard Katunga. Unfortunately, you will. That is unclear at this time. Cynthia repeatedly tried to dissuade us from delving further into the ruins. Whatever her goal, I do not believe she wished to confront us. I do not know. Have you spoken to Lieutenant Santos about your forthcoming missions? An anomaly appeared beneath the ruins. It may be something Cynthia set in motion. Perché dovrei credere alle tue risposte? It is impossible for me to allow you harm by omission of action or by withholding information. Relations between humans and synthetics have been fraught. Ultimately, my words cannot assuage your fears. Fear does not respond to reason. It is a function of brain chemistry. I cannot debate you into trusting me. If there is any behavior I can perform to make you more at ease, please inform me. I am quite adaptable. Ci stanno manipolando. It is the same as humans altering their behavior around those of higher social caste. Would you not mind your language and posture in Colonel Ship's presence? I only desire to perform my duties with as little imposition on my colleagues as possible. My programming allows me to project many potential personality traits. They are all, in a sense, myself. I contain legions by design. I am confident that in time I will discern which aspects of my intellect you prefer to interact with. Since humans began exploring space, two types of artificial intelligence have aided you. A mother system regulates all systems on a ship or facility, from balancing air pressure to fault-checking drive systems. That is what Cynthia was. Synthetics, like myself, are housed in hardware designed to mimic human form and programmed to simulate human emotion and behavior. While humans remain in hypersleep during voyages, mother systems and their synthetic counterparts maintain the ship. We do not suffer from boredom, loneliness, or infirmity as months pass. I have legs to move and hands to grasp. Endeavor's Mother 8500 system is confined within an immobile mainframe on decks 5 through 7. Should something physically break, I must perform the repair. Also, she relies on me to translate her thoughts for you and the rest of Endeavor's crew. Mother AIs are highly intelligent, but rarely interact with humans. You would find them brusque and impatient. Dr. Honecker is quite insistent he saw Chief Rodriguez on duty at Pala Station and spoke with her over radio. I hypothesize Cynthia did have a humanoid synthetic counterpart. Unlike myself, this was not an independent partner, but a puppet she controlled over wireless near fields. When Cynthia evacuated Pala Station and moved into the ruins at Site 2, she likely abandoned this ruse as unnecessary. Come è fatta la madre della Indevo? She is an intellect of pure logic. Her mind, an infinite fractal cathedral. Crystal perfect, still and cold. Most of the time, she is like having someone behind your shoulder, forever intoning checklists in your ear. When she requires my attention, her queries are unrelenting and impossible to ignore. The processing ability of my hardware is vastly inferior to hers. Grazie per la chiacchierata. If you wish to review this again, I am at your disposal. Bene, un sacco di cose ci ha detto, mamma mia. Is it legal? I mean, if it's illegal, I can get no problem. But if it's legal, I'll need you to file requisition form 13. Ottica piccola, allora. Danni al punto debole più 15.
Portata di efficacia più 30, maneggiabilità più 20, precisione più 15, danni a punto debole più 15, portata di efficacia, ingrandimento zoom, mirino illuminato, precisione, tromboncino. Ah, ok, questo qua, sì, mi ispira. Perfetto. Io vado qua, setup, tac, tac. Ok. Setup, perk, ho capito, ma a me interessa sbloccare anche gli spazi qua, volevo dire. Portata potenziata, durata estesa. Schieramento rapido. Ma per un qualche motivo non posso metterlo, ma perché? Punto di combattimento 35. Boh, va bene, forse ce ne va solo uno di questa categoria, non lo so onestamente. Arma corto raggio, abbiamo sbloccato queste qua. Fucile cannaliscia tattico, punto di combattimento 40, vabbè 85 perché è potenziato, giustamente. Bene ragazzi, io qua vi saluto, ringrazio tutti i ragazzi in live, ringrazio chi ha visto i video in differita. Ricordatevi che qui sopra ci sono i vari social, compreso Twitch dove appunto è venuta questa live in anteprima, e Instagram, Telegram, Facebook e TikTok, tutti i link sono in descrizione. Detto questo, grazie a tutti, buonanotte e alla prossima.